L'evento velistico Mini Solo Ropai, dedicato alle imbarcazioni di 6 metri e mezzo condotte in solitaria, evento organizzato dalla Lega Navale Italiana sezione di Sestri Ponente, ha visto nella serata di sabato tagliare il traguardo del primo regatante, Francesco Farci, alla conduzione di Ita 520 Gin Tonic. Del vincitore andiamo subito ad ascoltare il contributo rilasciato a caldo ai nostri microfoni. Assolutamente, una grande soddisfazione perché una regata in solitario è stata molto difficile. Io prevedo di fare la Mini Transat, che è la traversata dell'Atlantico in solitario su queste barche di 6 metri e mezzo. E nel 2023 si fa ogni 2 anni, per cui 2021 ho deciso no perché volevo essere più pronto. Quindi 2023, sperando appunto di trovare uno sponsor, perché economicamente è molto difficile arrivarci. Francesco, ti abbiamo sentito appunto a caldo ieri, prima di tagliare il traguardo. Un ulteriore parere rispetto a quello di ieri. Sono veramente contento, ho realizzato la cosa, veramente sono arrivato primo, non me lo aspettavo Anche perché perché tu hai proprio... iniziato non da tantissimo, ed è già comunque a fare queste cose. Tra l'altro molto bene, questo è un gran punto a suo vantaggio, un gran merito. Comunque io sono molto contento del mio risultato e contento che la cosa sia avvenuta nel mio territorio di casa, in Lega Navale. Io vado in barca da quando sono nata, cioè da quando sono piccola. Ho trasformato questa mia passione in lavoro e a un certo momento ho detto bisognava aggiungere degli step, insomma, alla mia esperienza. E così sono arrivata a bordo dei Mini. E la regata 222 è una regata che mi piace molto, sia per il percorso e due anche perché insomma siamo da soli, quindi è una bella esperienza. Merito per l'organizzazione dell'evento velistico va attribuito a pieno titolo alla Lega Navale Italiana sezione di Sestri Ponente. Il suo presidente Mario Tonello ce ne illustra la sua caratterizzazione. Stiamo parlando di una regata importante perché è una regata internazionale. Dovevano essere 15 imbarcazioni, di cui due purtroppo sono state costrette alla banchina per motivi di salute. Le altre 13 hanno preso il mare venerdì. Una regata composta da imbarcazioni lunghe 6 metri e mezzo con un solo regatante. Sono partiti al mattino, hanno navigato tutta la notte per ritornare nella nostra sede nell'arco della giornata o addirittura della notte, in quanto che purtroppo il tempo oggi non ci consente di avere un buon vento da far veleggiare queste imbarcazioni. È un evento straordinario per noi e fortunatamente è riuscita bene per quanto riguarda tutta l'organizzazione, che comporta le 13 imbarcazioni iscritte in regata. Abbiamo due barche da 10-12 metri che li seguono da distante in qualora avessero necessità di ausilio in qualsiasi genere. Ecco. Perciò sempre come abbiamo detto prima, diamo il massimo della sicurezza. Ci sarà 1-2 partecipanti di questa regata che stiamo svolgendo che andranno a fare la Transat, soprattutto il nostro socio. Grande socio, Renella Francesco. La passione per la vela attrae anche i più giovani e tra questi vogliamo proporvi il parere del giovane atleta Simon e a seguire della sua istruttrice Carlotta Ferrari. A me vela piace perché respiro l'aria fresca, poi esco, sto in buona compagnia e mi alleno al fisico. Quando vai in barca a vela, sono le cose su cui devi porre attenzione. Devo porre attenzione alla vela, alla direzione del vento, al timone, a quanto cazzo la scotta o lasco la scotta e anche alle direzioni. È impegnativa l'attività di istruttrice, per queste giovani leve che si affacciano al mondo della vela. Dipende dalle giornate. Se c'è vento è molto impegnativo, se invece c'è poco vento si riesce ad andare in sicurezza e tranquillità. Siamo sempre in sicurezza anche quando c'è vento, però bisogna andare con mille occhi di più, diciamo. I bambini che iniziano sono talmente piccoli che bisogna andare proprio con nozioni base, più che altro con l'intuito. E poi una volta che si sono un po' impratichiti cerchiamo di mettere giù un po' di teoria, però se si parte con la teoria, soprattutto con quelli piccoli piccoli, si annoiano, non capiscono quello di cui stiamo parlando e quindi è meglio
che prima si facciano un po' di esperienza e poi cercare di fare teoria, che però è comunque molto importante. In conclusione del servizio diamo nuovamente la parola al presidente Mario Tonello per illustrarci l'ampia gamma di attività portate avanti dalla Lega Navale Italiana, sezione di Sestri Ponente. È una sezione che porta 1200 e passa soci, abbiamo la bellezza di 470 ormeggi. Le scuole di vela? Scuole di vela che praticamente sono tre. Dai piccoli, gli adulti e ci sono anche i disabili. Dopodiché abbiamo il canottaggio dove abbiamo sicuramente un approccio notevole in quanto abbiamo dei campioncini improntati per il campionato italiano ed europeo. Poi abbiamo la subacquea che comincerà quest'anno la sua attività. La pesca logicamente che è una delle basi della nostra sezione. Il modellismo che è un reparto non nuovo ma attira molti ragazzi soprattutto nella bella stagione. Poi abbiamo anche la vela latina che è una barca fantastica proprio a colpo d'occhio, prende il cuore. Abbiamo il gozzo della nostra sezione e del comune di Genova che viaggia sempre per le varie regate in tutta la Liguria. Da quest'anno abbiamo inserito la nuova radio interna nostra dove raccontiamo tutte le storie di vita di mare che fanno i nostri soci. La nostra sezione è, posso dire con tutta tranquillità, che come sezione con uno specchio acqueo è la più grande di tutta l'Italia. Partiamo dalle barche più piccole che sono gli Optimist, passiamo ai Laser che sono imbarcazioni un pochino più grandi, un pochino più impegnative. Poi dietro di me possiamo osservare, visto che la nostra sezione è fondata soprattutto sul volontariato, possiamo vedere le imbarcazioni che utilizziamo per i disabili, che è il Martin 16,